Biguaccero e il marito di Acocella si sono lasciati. Bianca Guaccero è tornata single, è finito il matrimonio con il regista Dario Acocella. È finito il matrimonio tra Bianca Guaccero e Dario Acocella. Ad annunciarlo il regista su Facebook. L'uomo ha chiarito di non stare più insieme all'attrice dallo scorso aprile. Un chiarimento dovuto ai recenti gossip che parlavano di una semplice crisi tra i due. Una crisi che ai più sembrava superabile, come dichiarato anche in più di un'occasione dall'attrice pugliese tornata di recente in TV con la fiction sotto copertura. Acocella però ha smentito categoricamente la crisi, sottolineando che la storia è ormai morta e sepolta da mesi, più precisamente dalla scorsa primavera. La coppia non abita più insieme ma continua a vedersi per il bene di Alice, la bambina nata nel 2014. Altro che crisi, il messaggio di Dario chiarisce la vicenda. La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile. Dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto, ha dichiarato pubblicamente Acocella su Facebook. Nessuna replica almeno per il momento da parte della Guaccero, che invece nelle ultime interviste ha sottolineato di essere in crisi con Dario. Come reagirà di fronte al post dell'uomo? Bianca e Dario sono stati insieme per 7 anni, il primo incontro è avvenuto nel 2010 sul set della fiction Capri 3. In quell'occasione la Guaccero era l'attrice protagonista mentre Acocella il regista. Per entrambi è stato un colpo di fulmine tanto che, dopo 3 anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. Nel 2013 sono state celebrate ben 2 volte le romantiche nozze, prima in comune e poi sulla spiaggia. Bianca Guaccero e il marito, è addio dopo 7 anni insieme. Nel 2014 è nata la prima e unica figlia della coppia, la piccola Alice. La bambina ha stravolto la vita dell'attrice di Bitonto, a partire dal fisico. Negli ultimi anni, infatti, Bianca è dimagrita parecchio. Adesso che sono mamma mi sto rendendo conto di quanto sia impegnativo avere figli. Evidentemente il mio metabolismo si sarà adattato ai vari impegni familiari e professionali. Per questo mi vedete così magra. Sto mangiando tantissimo, anche di più rispetto a prima, però probabilmente riesco a mantenermi in forma perché non mi riposo mai, se non a fine giornata, quando mi ritrovo a letto, ha spiegato qualche tempo fa.